Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo a trattare. Graduatoria OSS ha approvato in aula un testo unico per chiedere la proroga della scadenza. Violenza nei confronti di medici e personale sanitario, mozione per una maggiore sicurezza. Fenomeno migratorio e minori non accompagnati, al voto in aula due mozioni. Un testo unico approvato all'unanimità dall'aula di Palazzo del Pegaso che mette insieme varie mozioni presentate e chiede di prorogare in Toscana i termini della scadenza della graduatoria ESTAR per l'assunzione degli operatori sociosanitari. La mozione impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo perché vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga ad aprile 2024 e affinché venga limitato al massimo il ricorso al lavoro interinale. Procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino, e questo non può essere che la risultante di un mix di professionalità: i medici, gli infermieri, mi vengono in mente i tecnici radiologi, tutte le figure, tutte le professioni che in qualche modo concorrono alla bontà e alla qualità del servizio erogato. Quindi è giusto avere delle aspettative rispetto alle assunzioni, ai concorsi espletati, soprattutto quando si risulta idonei, ma prima di tutto la salute del cittadino, la qualità del servizio e quindi una programmazione ponderata che chiaramente deve tener conto anche dei limiti di bilancio e dei limiti di norma che ancora sono vigenti a livello nazionale. Alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentate tutte più o meno una stessa mozione. È stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità, e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di OSS e di assunzione. Quasi 2.000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria, quindi io ho chiesto di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consiliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena, che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione, facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria OSS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonei in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto, e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle, nello stesso tempo una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale, ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OSS che hanno in scadenza questa graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri, e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente
Non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. La vicenda riguarda la graduatoria per quanto riguarda gli OS, ovvero gli operatori sociosanitari. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2.000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2.000 OS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente, quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2.000 OS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la Regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli OS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Il tema della violenza nei confronti di medici e personale sanitario è tornato in Consiglio regionale. L'Aula ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa nei giorni scorsi. Un minuto di silenzio per ricordare la psichiatra Barbara Capovani, la sua morte violenta, per mandare un messaggio di cordoglio, di vicinanza di tutta l'assemblea legislativa al suo compagno, alla sua mamma, alle sue figlie. È difficile trovare le parole in questi casi, c'è tanta rabbia, tanto sgomento, ma l'impegno di portare avanti le battaglie la dottoressa Capovani su cui stava lavorando, di fare in modo che i suoi gesti di solidarietà, come l'ultimo di aver donato i suoi organi per salvare la vita di tante persone, possano avere ancora un seguito. Il nostro impegno è di non dimenticare e di fare in modo che l'Assemblea legislativa porti avanti le battaglie che la dottoressa Capovani stava mettendo in campo anche attraverso la giustizia. Il dibattito si è poi concentrato su una mozione che propone di predisporre un piano straordinario, concertato con le regioni, finalizzato ad innalzare il livello di sicurezza del personale sanitario, prima nei reparti più a rischio e poi in maniera generalizzata. Il dibattito ha fatto emergere, ovviamente, oltre al cordoglio per la vicenda della dottoressa Capovani, la necessità di approfondire il tema della sicurezza dei sanitari. Noi avevamo proposto una mozione, ma che voleva essere solo un inizio di una discussione, tant'è che è stata richiesta dall'opposizione il rinvio in commissione. Ebbene, abbiamo accettato il rinvio in commissione, dove faremo insieme anche alle organizzazioni sindacali delle sedute su questo tema della sicurezza del lavoro, ben distinto però da quello dell'organizzazione della salute mentale. Sarebbe un errore, anche a valle di una vicenda tragica come quella della dottoressa Capovani, confondere l'organizzazione della salute mentale con il tema della sicurezza. Non c'entra niente, vorremmo affrontare anche il tema della salute mentale, dell'organizzazione delle REMS, ma sono temi che devono essere completamente disgiunti, e questo faremo nell'organizzazione dei lavori della Commissione che, una volta reinsediata dopo la pausa della metà legislatura, vedrà appunto convocate distinte sedute su entrambi i temi. C'è un dato nazionale che ci deve far riflettere, ed è quello dell'aumento esponenziale delle aggressioni ai sanitari negli ultimi anni. L'altro aspetto che ci deve far riflettere è quanto questa regione, con le REMS e con le cliniche di comunità, sia in grado di accogliere le persone con fragilità, e soprattutto quanto sia stretto il rapporto tra magistrati e operatori sanitari, soprattutto
nell'ambito della psichiatria per individuare, distinguere soprattutto quelli che sono i pazienti, quindi con delle fragilità che hanno bisogno di una separazione di un certo tipo dalla società, da quelli che sono comuni delinquenti. Attualmente le indagini sono ancora in corso per quanto è accaduto. Noi però dobbiamo immediatamente attivarci e lo dobbiamo fare anche a livello nazionale, perché abbiamo scoperto che la raccolta dei dati che permette ogni anno al Parlamento di avere un rapporto sulla questione delle aggressioni sanitarie in realtà non è possibile, perché ogni regione utilizza degli strumenti differenti e metodi di misurazione differenti del fenomeno, e questo non rende possibile di avere un panorama chiaro. Abbiamo chiesto all'interno della mozione del Partito Democratico, alla quale abbiamo votato a favore, di permettere all'interno della conferenza Stato-Regione di arrivare a degli strumenti chiari per poter fare una fotografia esatta del fenomeno. Quando una persona viene condannata anche in via definitiva, se questa persona viene ritenuta psichiatricamente debole, se viene ritenuto un paziente psichiatrico, non sconta la pena in carcere, ma lo sconta in strutture alternative che siano chiamate REMS, ovvero residenze per l'esecuzione delle pene esecutive. Di conseguenza, se in queste REMS non ci sono posti, le persone rimangono a carico della psichiatria di base, degli psichiatri o delle famiglie. In Toscana in questo momento ci sono 70 persone in attesa di poter scontare la propria pena dentro una REMS, quindi ci sono 70 persone che dovrebbero stare in carcere, che anziché in carcere, perché sono pazienti psichiatrici, dovrebbero scontare la propria pena in una REMS, e siccome non c'è posto in una REMS sono a carico delle famiglie e a carico degli psichiatri. Seconda questione, la psichiatria infantile. Non esistono in Toscana posti letto in reparti psichiatrici dedicati ai minorenni, il che significa anche in questo caso che i minorenni o vengono messi in reparti per maggiorenni, probabilmente in un contesto drammatico che va a aggravare una situazione già fortemente compromessa, o come sopra vanno nel carico degli psichiatri e a carico delle famiglie. Bisogna creare posti letto per psichiatria infantile all'interno del sistema sanitario pubblico toscano. Fenomeno migratorio e minori non accompagnati. A queste tematiche sono state dedicate due mozioni discusse in aula. La prima, approvata, presentata da Vincenzo Ceccarelli, impegna la Giunta ad attivarsi nei riguardi del governo per superare definitivamente le previsioni della legge Bossi-Fini. Crediamo quindi che occorra invece puntare su un'accoglienza che coinvolga tutta la filiera istituzionale, che certo riguardi le prefetture, ma che riguardi e coinvolga anche le regioni, le amministrazioni comunali, il terzo settore, cioè tutti quelli che, anche in linea con quella che è una caratteristica, una tradizione di civiltà, di solidarietà e di accoglienza della Toscana, possono affrontare il problema con un approccio che deve essere un approccio prima di tutti umano e poi anche solidale. La seconda, respinta, presentata da Elisa Tozzi, proponeva la progettazione e la realizzazione di un hub toscano per minori migranti non accompagnati. La questione in Toscana è esclusivamente politica, cioè siamo partiti a gennaio con una richiesta precisa dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto appunto il 13 gennaio. Oggi in Consiglio regionale la maggioranza smentisce nuovamente se stessa, dicendo no ad una precisa richiesta dei propri amministratori e sostanzialmente aggrappandosi ad una mozione che nulla dice, nulla aggiunge, nulla toglie nel dare, diciamo, delle soluzioni. Oggi alla Toscana sarebbe richiesto uno sforzo in più su questo tipo, diciamo, di fenomeno, e tutto questo va a scapito naturalmente anche della sicurezza dei cittadini, perché non dimentichiamo che d'altra parte chi è irregolare in questo paese molto spesso alimenta anche la criminalità. Non è dicendo no a qualsiasi proposta che si risolvono i problemi. Io non lo so se l'hub proposto dalla collega Tozzi potesse essere o no la risposta al problema della presenza dei minori illegali sul territorio nazionale, ma so una cosa, che il sistema che continua a proporre la sinistra, cioè quello dell'accoglienza diffusa, ha fallito. Quello ha fallito, perché è 20 anni che lo mettiamo in piedi ed è 20 anni che fallisce. Grazie a quel sistema di accoglienza diffusa ci sono oggi porzioni intere di città nelle quali non si può più passare, e non è un'estremizzazione dei concetti. A Firenze ci sono 2-3 strade, Firenze è una città fortunata in Italia, perché ha soltanto 2 o 3 strade nelle quali non si può più passare in certi orari del giorno e della notte.
Questa era la nostra ultima intervista, non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che l'appuntamento con Cronache e Commenti si rinnova la prossima settimana.